La Pila di Baghdad è un reperto archeologico di grande importanza storica e scientifica. Si tratta di un oggetto antico che risale al periodo tra il 250 a.C. e il 224 d.C., che è stato rinvenuto nei pressi della città di Baghdad, in Iraq, nel 1936. La pila è costituita da un contenitore cilindrico in rame, alto circa un metro, all'interno del quale è presente una lamina di ferro che funge da catodo. Attorno alla lamina di ferro sono stati trovati diversi strati di materiale isolante, come pezzi di ceramica e bitume, e di materiale conduttore, come fogli di rame e lamine di zinco. Secondo gli studiosi, potrebbe essere stata utilizzata per produrre energia elettrica mediante il processo di ossidazione e riduzione del ferro. Infatti, se si inserisce un conduttore tra la lamina di ferro e uno dei fogli di rame o di zinco, si può ottenere una corrente elettrica. Nonostante la sua antichità, rappresenta una testimonianza straordinaria delle conoscenze scientifiche dei popoli antichi e della loro capacità di sfruttare l'energia elettrica per usi pratici. Inoltre, il reperto dimostra come molte scoperte e invenzioni che consideriamo moderne in realtà affondino le loro radici nella storia antica dell'umanità. Per questi motivi, è diventata un simbolo della conoscenza e della cultura umana, e viene studiata e ammirata da ricercatori e appassionati di tutto il mondo. La scoperta della pila ha sollevato molte domande tra gli studiosi, che si sono chiesti come un oggetto così sofisticato potesse essere stato creato così tanti secoli fa. Alcuni hanno ipotizzato che fosse stata utilizzata per scopi religiosi, mentre altri hanno suggerito che potesse essere stata utilizzata per galvanizzare metalli o per produrre piccole scintille utilizzate in cerimonie religiose. Questo reperto è stato anche un'importante fonte di ispirazione per gli scienziati moderni, che si sono basati sui principi di produzione dell'energia elettrica per creare dispositivi e tecnologie innovative che hanno cambiato il nostro modo di vivere e di lavorare. In sintesi, la pila di Baghdad è un oggetto che rappresenta una grande sfida per gli scienziati moderni, che cercano di comprendere il modo in cui è stato creato e utilizzato. Tuttavia, il suo valore storico e scientifico è inestimabile, poiché rappresenta un'importante testimonianza del pensiero e delle conoscenze dei popoli antichi. Grazie a questo reperto, abbiamo la possibilità di scoprire un mondo antico e di apprezzare la grande intelligenza e creatività dei nostri predecessori. Inoltre, è un esempio della capacità umana di utilizzare le risorse a disposizione in modo innovativo e sostenibile. Nonostante la tecnologia e le conoscenze scientifiche dell'epoca fossero molto diverse da quelle attuali, i popoli antichi erano in grado di creare dispositivi che utilizzavano fonti di energia rinnovabili e materiali locali. Rappresenta un modello da seguire per la ricerca di soluzioni sostenibili ai problemi energetici del nostro tempo. Studiare le tecnologie antiche e imparare dalle conoscenze del passato potrebbe aiutare a sviluppare soluzioni innovative e rispettose dell'ambiente per le sfide energetiche del futuro. Anche la Biblioteca di Alessandria in Egitto, che era una delle più grandi biblioteche del mondo antico, ha avuto un ruolo importante nel preservare la conoscenza scientifica e filosofica dell'antichità. La Biblioteca di Alessandria ha subito una serie di incendi e saccheggi nel corso dei secoli, ma molti dei suoi testi sono stati tradotti in arabo e conservati nelle biblioteche islamiche. In definitiva, la pila di Baghdad e la tradizione scientifica islamica hanno svolto un ruolo cruciale nella conservazione e nella trasmissione della conoscenza antica in Europa. L'interesse europeo per la scienza e la filosofia islamica ha avuto un impatto significativo sulla rinascita europea e sulla nascita dell'epoca moderna. Inoltre, il patrimonio scientifico e filosofico dell'Islam continua ad essere una fonte di ispirazione per la ricerca contemporanea in diversi campi, dalla fisica alla medicina, alla filosofia e alla matematica.